Ciao a tutti, oggi prepareremo le ramen di Napoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, zucchero, latte, lievito per dolci, la scorza di arancia, cacao amaro, margarina fusa, cannella in polvere, vanillina, cioccolato fondente e granella di pistacchio. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale scorza d'arancia, la cannella e lo zucchero. Facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo. Adesso aggiungiamo nel boccale la margarina fusa. Ci il lievito in polvere. Il cacao amaro. La vanillina. La farina, e il latte. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Andiamo a formare i nostri biscotti. Prendiamo una teglia, la rivestiamo con carta da forno e con l'aiuto di due cucchiai andremo a prendere una parte dell'impasto. Lo andremo ad adagiare sulla carta da forno e continueremo così per il resto dell'impasto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10-15 minuti. Le nostre rame di Napoli sono pronte, lasciamole raffreddare. Nel frattempo andiamo a preparare la glassa di cioccolato per la copertura. Versiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo sciogliere 6 minuti. Settanta gradi, velocità 3. Cioccolato fuso è pronto, andiamo a glassare i biscotti. Prendiamo i biscotti, li giriamo sotto sopra, andiamo a immergerli nel cioccolato fuso. Prendiamo la granella di pistacchio e andiamo a mettere sopra. Rame di Napoli. Grazie e alla prossima ricetta!